Buongiorno a tutti, mi chiamo Karin Oberhofer, ho gareggiato anch'io nel campo internazionale, ho vinto qualche medaglia e adesso sono responsabile per le gare nazionali, per la Coppa Italia, che è molto importante per i nostri giovani e vi spiego qualche dettaglio nel biathlon. Allora, qua abbiamo i colpi, in una scatola abbiamo 50 colpi. Qua come vedete abbiamo i caricatori, un fucile ha 4 caricatori e in ogni caricatore ci stanno 5 colpi. In una sprint ci servono solo 2 caricatori, di solito un atleta porta anche un terzo per sicurezza se perdi uno e in più mettono qualche riserva qua che se salta fuori un colpo o se carichi male così possono prendere qua una riserva. E se no, per le staffette abbiamo 5 colpi di disposizione e per ogni serie di tiro hanno 3 di riserva, quindi qua nelle staffette sarà sempre pieno. La sicurezza nel biathlon è una cosa fondamentale, la canna viene sempre portata verso in su o verso poligono, nessun altro movimento. In partenza viene controllato che qua è tutto vuoto, quando gli atleti arrivano in arrivo, tutti i colpi che sono avanzati vengono tolti. Quando gli atleti passano dall'area compressa al piccolo calibro, vuol dire che hanno 15 anni e il porto d'armi che ti serve per questo fucile qua lo puoi fare a 18 anni. Quindi come funziona? O l'allenatore o il papà o il genitore devono avere il porto d'armi e a 18 anni gli atleti possono fare il porto d'armi, c'è il porto d'armi nazionale e quando vai poi nel campo internazionale devi fare anche la carta europea. La carabina viene azzerata dall'atleta, l'allenatore controlla dietro la tua rosata e ti dico quante tacche devi dare per essere centrato. Cosa vuol dire rosata? Quando gli atleti azzerano, questa è una rosata, ma questa è una rosata difficile per l'allenatore perché non sa dirti i tacchi. Devi essere al più possibile al centro. Se un atleta fa una rosata così, l'allenatore dirà 3 a sinistra. L'atleta fa un'altra rosata, se la posizione era sempre giusta, uguale come prima, l'atleta sarà così e l'allenatore la lascia andare verso partenza per la gara. Qua vedete, questo è il bersaglio a terra, quindi vuol dire a terra devono zeccare questo piccolo bersaglio, si vede sempre gli 11 centimetri e mezzo, ma devi prendere 4 centimetri e mezzo che il bersaglio si chiude. A terra di solito le rosate sono un po' più strette e in piedi una rosata di solito può anche essere un po' così, anche un po' fuori. Qua adesso vedete sono già tutti i cartoni puliti, sono preparati per la gara di domani. Questa è la rosata a terra e questo di nuovo in piedi. L'allenatore ti dà il bersaglio su cui devi azzerare, ognun atleta ha un bersaglio per sé. Adesso la sagoma è atterrata in piedi. E quando da lontano questo si vede benissimo così, perché questo è il dettaglio da lì non lo vedi se è in piedi o a terra, ma con questo qua vedi da lontano se la sagoma è atterrata a terra o in piedi. L'atleta quando arriva al poligono all'ultimo momento apre qua la diotra e anche questo qua, perché succede che nevica, che cadono e se lì queste due cose sono aperte, ti entra la neve, sei fottuto, hai un gran problema, quindi farlo all'ultimo momento. Adesso racconto cosa è successo a me a Contiolahti alle prime gare dei mondiali. Era in staffetta, ero lì a sparare, ha nevicato e dovete sapere che l'anello dove misuriamo è qua in mezzo. Allora vedete? Mi è entrato un fiocco di neve qua dentro, io non so come fa entrare un fiocco di neve e è tutto piccolissimo e non ho più visto niente. Su ogni gara possono succedere mille cose, diciamo, e l'atleta in quel momento deve essere concentrato e sapere cosa e come devo gestire il mio fucile, sempre sulla sicurezza di tutti i movimenti, farli bene e giusti. La canna è fissa e uguale per tutti e il calciolo, ognuno si compra il suo di legno, si modifica, fa come gli va meglio.
anche qua questi pezzi qua mi sono adattati come andava per me, e anche qua il fucile è importante che è tutto giusto, che quando la metto su sono sia veloce, e anche quando scio che il fucile è abbastanza fermo e non dondola a sinistra e destra. Quando spariamo a terra leghiamo qua sulla cinghia, mi metto giù, la leggo e sparo. Senza questa cinghia è impossibile star fermo e sparare a terra. Vedete il mio dito? Questa è la prima pressione. È importante che l'atleta lo prima lo prenda, e poi la seconda parte il colpo. Questo movimento qua, in piccolo dettaglio, è importantissimo, perché se lo strappo vuol dire che tutto il fucile fa un movimento e ti porta via il colpo. Una regola molto importante qua al poligono: zitti tutti. Allora, come funziona che gli atleti, quando arrivano con 180 pulsazioni qua al poligono, come riescono a tenere fermo il fucile? C'è una tecnica di respiro, vuol dire che loro inspirano, buttano fuori tre quarti dell'aria, si fermano un attimo, vuol dire che bloccano, sparano e poi si riparte da zero. Questa è una cosa fondamentalissima. Se questo non lo fai bene, sei sempre in movimento e non riesci mai a star fermo. Adesso vi faccio vedere. La stessa cosa in piedi, potete osservare adesso la mia pancia e il respiro. Qualche atleta giovane fa ancora due respiri tra un colpo e l'altro, e la elite fa un respiro, spara, un respiro e spara. Vediamo cosa sono capace, se ho bisogno di due respiri o uno. Il nostro sport è abbastanza imprevedibile, possono succedere mille cose, ci vuole abbastanza resistenza, devi allenarti tantissimo, tanti sacrifici. Al poligono, avete visto, si deve essere abbastanza preciso, tanta disciplina. È uno sport bellissimo, vi aspettiamo e seguiteci alle prossime gare sul live stream di Fondo Italia. Ciao ciao!